Bentornati sul canale, oggi grande classicissima della Valle Varaita, andiamo al rifugio Bagnur partendo dalla borgata Castello di Pontechianale. Se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo e attivate le notifiche così sarete sempre aggiornati sui prossimi video, spoiler, saranno bellissimi. E ora sigla! La salita al Bagnur, adatta a tutti, presenta una difficoltà di tipo escursionistico. Il dislivello è di 434 metri e la durata della salita è di circa un'ora e mezza. Si parte dal rifugio Alevè, primo dei tre rifugi che incontreremo oggi, è situato sulla strada provinciale della Valle Varaita, poco prima dell'abitato della borgata Castello di Pontechianale. Poco dopo la partenza si giunge ad un punto panoramico, dal quale si può apprezzare uno splendido panorama sul lago di Pontechianale e su gran parte delle cime che lo sovrastano. Il sentiero, sempre visibile e ben segnalato, riprende a salire, addentrandosi sempre di più all'interno del bosco dell'Alevè. Il bosco dell'Alevè, con i suoi 825 ettari di estensione, è la foresta di pini cembri più estesa d'Europa. Di grande interesse naturalistico è compresa in tre comuni della valle, Sampeire, Casteldelfino e Pontechianale. Dopo circa 20 minuti di cammino si giunge allo splendido rifugio Grongio Smartre, purtroppo oggi chiuso a causa delle restrizioni anti-Covid. Dopo il rifugio il sentiero prosegue con salita più sostenuta. In inverno si consiglia, in assenza di racchette da neve, di indossare almeno i ramponcini da neve, in modo da evitare cadute nei tratti ghiacciati. Allora, vedete questa bellissima specie di televisione di legno, una struttura singolare, e se ci affacciamo all'interno possiamo notare che questo quadro inquadra il pelvo d'Elva. Il percorso continua in salita all'interno del bosco di pini cembri. Il pino cembro è un albero sempreverde a ghifoglie, facente parte del genere Pinus e vive sulle Alpi. È l'unico pino a cinque aghi presente spontaneamente in Europa. A 1950 metri di quota si giunge a Piancaval. Da questo pianoro si scorgono già le prime cime del vallone dei Duc. Questo vallone è decisamente poco frequentato, il che lo rende decisamente selvaggio e suggestivo. Alla testata del vallone è situata la cima delle Lobbie, ultima montagna del gruppo del Monviso. Bene, dopo Piancaval siamo in dirittura d'arrivo, infatti manca circa un quarto d'ora per il rifugio Bagnur, la nostra meta. Ed eccoci giunti finalmente al rifugio Bagnur,
che sorge in una radura e prende il nome dall'omonimo laghetto situato poco vicino. Il rifugio è gestito da una gentile coppia ed è aperto tutti i giorni d'estate nei weekend invernali. Ti è piaciuto questo video? Fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale. Attiva le notifiche per essere sempre aggiornato sulle ultime escursioni e seguimi sui social per altre curiosità.